Chiara, ferma, non andare da nessuna parte. Mi stai ascoltando? Il signor capitano, guarda quanto sono figo. Sembri, sì, gladiatori romani. È veramente figo, no? Sì. Potremmo trovare altri per rendere anche te figa, no? Però potremmo anche trovarli tutti e 12 per renderci doppiamente fighi, no? Sì. L'unico problema è che per trovarne 12 dobbiamo andare in un bastione, un relitto, un tempio, una stronghold, una fortezza, un outpost, un ancient city, dei reperti antichi. E poi dovremmo anche uccidere un Elder Guardian, in realtà. Dove vai? Ecco, il lato positivo però, c'è un lato positivo se smetti di correre. Allora, il lato positivo... No, PvP. Il lato positivo è che ne abbiamo già una. Una su? Su 12. Vai, te ne vai dal mio mondo, te ne vai dal mio mondo, te ne vai dal mio mondo! Quindi, allora, visto che hai accettato così volontariamente, dobbiamo cominciare... Non ho accettato. Dobbiamo cominciare... Non ho accettato. Dobbiamo cominciare ad organizzare le cose da prendere. E considerando che questa volta si trattava di visitare 9 dungeon di Minecraft, di cui alcuni anche parecchio rari, abbiamo deciso di iniziare dai più facili. Cos'è che stiamo trovando per prima? Qualsiasi cosa ci esca tra gli oceani. Oh, panda! Ci sono dei panda. No, non è il momento di loro, eh. Però ci sono due panda, non abbiamo i panda in questo mondo. Devono no. E sono due! Ma alla fine perché li stiamo portando a casa? Perché sono carini. Ah, tra l'altro dobbiamo andare in una delle mansioni. Che bello, le mansioni, finalmente. Quindi dobbiamo commerciare con un cartografo per avere la mappa. Filippo è appena uscito, andiamo a prendere Filippo. Ma che brutto che è. Vabbè, ma non serve essere così cattivo con Filippo. Prendi il lavoro, non mi guardare, prendi il lavoro. Eccola qui, la mansion, ok, presa. Ti prego non lo uccidere. Mannaggia. Allora, innanzitutto voglio capire se il monumento c'è... Filippo! E lì sono i suoi resti? No, mi sa che è qualcosa che gli ha buttato addosso. Una volta comprata la mappa per il tempio oceanico e la mansione, ci siamo diretti subitissimo verso il tempio oceanico perché era molto più vicino della mansione. Il monumento è qui e l'Elder Guardian è qua sopra. Il drop si è assicurato, quindi basta ucciderlo e ce l'abbiamo sicuro. Dove sta? Ma non l'ha droppata. Mi ha dato una spugna. Niente. L'ha droppato? Mi sa che non era poi così assicurato dopo tutto. Lasciando quindi il tempio oceanico per dopo, ci siamo diretti verso la mansione. Se non fosse che sulla strada... Oh! Oh, ho trovato due Dream! Ho trovato due Dream nella shipwreck! Oh! Ne abbiamo tolto uno, quello del shipwreck! Quindi sì, il primo Dream trovato è stato quello del shipwreck, ma adesso si va davvero nella mansione. Vabbè, questo è vuoto. Mi apri? No. Ma rimetti a posto la porta! No. Qua ci sono gli Alley! Qui ci sono gli Alley! No, ma in prigione! Che carini! Qua c'è la riunione! Quanti sono? Let's go up. C'è una chest? Oh, c'è il template! Che culo! Che culo! L'hai trovato? Sì, l'ho trovato. Era su una chest sopra. Boh, un coso. La mansione aveva accanto una giungla, quindi la risposta più logica era cercare subito il tempio della giungla. Ma prima abbiamo portato a casa un paio di amichetti. Ma perché rido? Ma perché non ridi tu? Dovremmo ridere tutti nella vita. Mannaggia il dio! Napoli! Un villaggio! Carini i villager. Il villaggio che sta vicino ai pillager. Ci sono pillager? Sì. Aspetta, che lì ci può spawnare un template. Vediamo un attimo nelle chest. Sì, tre, quota tre. Ok, ma, oh, ma c'è anche il corno della capra in tutto ciò. Ma li hai chiamati? Sai che non credo. Dopo esserci inaspettatamente tolti di mezzo l'avamposto di pillager, ci siamo ridiretti verso il tempio della giungla. Si salve, andiamo delle turbulenze. Le turbulenze, state tranquilli. Se volate con Watson Air, state tranquillissimi che non precipitiamo. Vedete forte, lasciate le cinture, ragazzi. E per chi è in bagno, buona doccia. Se volete, ci sono le nostre offerte. Ma mi sono finita le elitra. Eccolo. In mezzo dove? Al bambù. Ma è piccolo. Nella media, dai. Piccolo mi sembra esagerato, dai, poverino. Ok, qua dentro c'è un enigma. C'è una password da mettere. Dobbiamo scovare la password. Aspetta, dovrebbe aprirsi qualcosa qua sopra. Oh, si è aperto. Oh, io sono brava. Niente, c'è una sella. Sai che in realtà questi pistoni mi farebbero comodo? Facciamo che me li porto via. Ah, gli ho preso una freccia. Eccolo, smithing template. Eccolo. Ok, facciamo che gli rubo pure il tripwire hook. Il ladro. Siamo a finanza. Tolto di mezzo anche il tempio della giungla, ci siamo diretti verso il tempio del deserto. Solo che io ho viaggiato e non ho trovato neanche un deserto. È vero, neanche io. Allora, andiamo dove sta la savana, perché bioma caldo porta bioma caldo, no? Eccolo, deserto. Niente, mi sono girato tutto il deserto e non c'è. Oh, l'ho trovato. Davvero? Sì, non si scava qui al centro. No, Chiara. Facendo finta di nulla, dirigiamoci verso il tempio oceanico per il momento. Ok, sono entrato. Oh, non c'è niente. Eccolo. Ho visto indietreggiare di cattiveria, poverino. L'ha dato? No. Luke, I am under eccolo. Please help me. Dai, non so che porti fortuna. No. Sì, però mannaggia, ma dovrebbe essere facile da droppare sto coso. C'è un altro! C'è un altro avanti a noi. Ma ce ne sono due, uno accanto all'altro. Guardali. Possiamo scavare per entrare. Dobbiamo andare dall'ingresso. Vabbè, noi siamo educati.
guardiano. Eccolo! Finalmente! Ma c'è entrato un guardiano nella barca. Chiara, mi dispiace, me ne vado col guardiano. Informazione di servizio, quel guardiano mi ha ucciso subito dopo. Ma queste cose a parte, ci siamo diretti verso lo Stronghold. Ok, ho craftato gli occhi del land. Let's go! Visto che era un po' più a destra. C'è un creeper, c'è un ragno, ci sono un sacco di silver. Vediamo nella libreria. Nella libreria c'è sempre pieno di chest, però. Nella libreria. Eccola. Ecco, infatti, come l'ho detto. ICP, si è trovato. Smithing template. Vediamo se ce ne sta un altro. Sì, ok, ce ne abbiamo due. Perfetto. Adesso ci manca soltanto quello del deserto e poi cambiamo di dimensione. Quindi sì, dopo i brutti ricordi del primo tempio, è toccato al secondo. No, allontanati. No, allontanati. Allontanati. Volta avevo i riflessi pronti. Ci hai provato. Trim, mamma mia, volevi distruggerlo. Oh, Mandy, volevi distruggerlo di nuovo. Non è vero. Invece non ce l'hai fatta. Adesso rimarrai lì a soffocare. Sei caduto tu, Tu mi hai spinto. Quindi sì, per un soffio ce l'abbiamo fatta. Ma adesso tocca alle altre dimensioni. Abbiamo cominciato con il Nether e più nello specifico con il bastione. Oh, c'è un bastione. In teoria nei bastioni è assicurato almeno uno. Infatti, eccolo. Ok. Ho fatto tipo entro spacco e scocciato con questa bastione. Sono entrato, ho rubato il coso e vuoi via. Ah, ok, ok, ok. Anche fortezza, ok, ok. Sta andando di bene in meglio questa esplorazione. Manca soltanto di trovare un altro template. Eccolo. Ah, così, così proprio. Oh, ce n'è un altro qui. I doppioni ci piacciono. Ma lasci i diamanti così? Che bestia. Dai, siamo entrati in una zona piena di chest. Infatti. E quindi al Nether abbiamo finito? Sì, dobbiamo andare nell'Ender. Nell'End dov'è che stanno? Secondo te? No. Il problema dell'End è che a differenza del Nether non c'è modo di capire se mi trovo in un chunk nuovo. Ok, c'è in realtà modo di capire se siamo in un chunk nuovo. E mi sa che qua siamo in un chunk nuovo. Non sono sicuro che questa cosa sia normale. Ok, c'è un End City. Se ci sono gli shulker all'ingresso. Ok, non è esplorata. Attento al proiettile. Madonna, nemmeno una chest. Oh, End City. Ok, qua c'è la stanza delle chest. Oh, Trim. Trovato. Ok. End e Nether fatti. Ce ne mancano solo due praticamente. Il che sarebbe una cosa positiva se quei due non fossero i Trails e gli Ancient City. Posso fare un montaggio di ogni cesta che apriamo? Dimmi che è lei. È lei. Ti ho visto. Ma guarda questo qui, se non ci fossi passato proprio sopra non l'avrei mai visto. Poche semplici regole per scavare questi cosci. Devi scavare sempre il blocco più in alto di gravel. Oh, un coccio. No, è un template. È un template. Minchia, ne dobbiamo trovare quattro. Sei una vandala. Stai griffando. Ehi. Oh, è diverso. Ne abbiamo un altro. Sono due. Chiaro. Template. Quale? Come si chiama? Shaper Armor Stream. Sai che è nuovo? Sì, è diverso. Ne abbiamo 3 su 4. Se dobbiamo andare su un altro trail per colpa di uno, c'è veramente da sboccare. Allora, buone notizie, non siamo andati in un altro trail. Brutte notizie, siamo andati in due trail. Sì, però dai, cioè, 6 template e neanche una volta quello che ci serviva. Mannaggia, ma dovrebbe stare all'altro. No, torna. Adesso le facciamo uno scherzo. Lei ancora non sa che ho già trovato il pezzo giusto. Allora c'è qua sotto questo qui. Stavo scavando e l'ho trovato. E ho il dubbio che sia questo qui. Questo. Io me ne vado. Perché? Dove vai? Stefano. Dimmi. Tu il template. Chiara, guardami in mano. E questo. L'ho trovato mentre non c'è. Mamma mia. Guarda. E se vi è sembrato difficile questo, sappiate che gli Ancient City lo sono il doppio. E non perché sia effettivamente difficile da affrontare, anche se sono difficili da affrontare, ma perché in realtà uno dei due trim che dovevamo trovare qua dentro ha tipo l'1,2% di spawn rate. È pochissimo. Oh, lì c'è un evocatore di Warden. Shift, aia. No, non shift e basta. No, niente. Oh, ok, una. Questa è quella meno rara, però. Però è una. Adesso dobbiamo trovare l'altra, che è molto più rara, ha uno spawn rate bassissimo. Ok, c'è andata di culo. Magari, o magari no. Eccolo. Sto rabbrividendo. E mi ha visto. È meglio se ci spostiamo. Sta arrivando da me. Template sbagliato. Niente. Non ne posso più. Ah!
Sì. Via. Non ci muoio adesso. Appena trovo un muro, scavo subito all'insù. Mamma mia, da quando abbiamo iniziato a registrare? Alle 2. Sono 10 ore. Sono tutti e 16. Però è stato fruttuoso. Cioè, abbiamo tutti e 16 template. Abbiamo anche un sacco di roba. E un sacco. Basta, sì, fine.